Ok, eccoci. Allora, dovevamo vedere un attimo cosa fare qui, nel senso che... beh, è molto probabilmente persa, perché comunque hanno delle catapulte, hanno della fanteria migliore della mia. Sono andato per il generale che loro hanno invece di me. E la map però è vagamente difendibile, per cui direi che possiamo anche provare a combatterla. Se non altro per eliminargli un po' di uomini, ecco. Ok, abbiamo una barricata. Posso tappare qualche posto, vero? Sì. Questo è... Sono stati dei geni gli architetti di sto posto, perché potevano lasciare un buco un po' più ampio. Dove arrivano loro? Da di là, molto probabilmente. Quantomeno, molti arrivano da di là. Facciamo finta che la cosa vada bene. La nostra città è stata malamente distrutta dai Ah, nemici. anche questo non è tanto positivo. Sì, no, è persa. Parliamoci chiaro. Defensive positions. Scout equities. Mi piacerebbe però eliminargli i rami d'assedio, quello sì. Era questo che volevo vedere. Era questo. Velocizziamo perché almeno non perdo troppo tempo per stare dietro a questa battaglia qua. Il nemico si avvicina. Le probabilità sono contro di noi. Siamo in inferiorità numerica. Il problema è che non uccidono quasi nessuno. Cioè, qualche cosa la stanno facendo, ma insomma. Ah, a proposito, approfittiamo e vediamo quanti sparano effettivamente. Tutti. Apparentemente tutti. Cioè, si svegliano magari. Cioè, meno l'animazione la fanno tutti, poi non lo so. Che sarebbe bello nascondersi da qualche parte, ma la vedo un po' dura. Però vabbè, se comincio a fare un lavoro di questo tipo, potrò riuscire ad andare a prendergli le catapulte. No, non era così. Forse mi sa che lo sto facendo correre un po' troppo lontano, ma... Vabbè. Praticamente preferisco sparare su questi piuttosto che sugli altri tiratori, perché comunque... Le nostre truppe stanno subendo un'imboscata. Cioè, comunque perdo contro questi tiratori qua. Qui tanto vale cercare di eliminare un attimo di questi contari. Ah, quello non mi piace. Sì, vabbè, tanto. Proviamo a far così. Potrebbero aggirarmi con le sue cavallerie. Però, cioè, non è che... non ci possiamo fare molto, purtroppo. E mi sa che è proprio quello che stanno facendo, tra l'altro. Stanno cercando, abbiamo perso una torre. Legio!
c'è anche il suo generale qua dentro. O l'ho visto male io? No, qua sono le corti. Dove cavolo è il suo generale? Non ne ho più pari l'idea. Adesso qui non so se mi convenga cercare di andare contro questo oppure cercare di tappare qua, perché comunque la situazione, cioè, non è... non è rosea e c'è poco da fare. E anche qui la perdiamo ovviamente, perché comunque non sono neanche stato lì a... cioè, forse ad esempio... se avessi voluto fare le cose per bene, probabilmente mi sarei dovuto fermare e mettermi in testuggine, ad esempio. Anche se comunque stavo caricando in discesa, quindi quello poteva avere un effetto abbastanza positivo. In caso abbiamo eliminato una cavalleria. La tirate su questo, così. Abbiamo eliminato le catapulte, quindi quello è abbastanza buono. Sarebbe bello riuscire a farvi fare qualcosa di utile a voi. Tipo sparare contro questi. Non so se mi convenga fare il tiro infuocato in realtà. Perché il tiro infuocato darebbe un malus anche al mio generale, quindi... sul generale, però no, beh, qui non riusciamo. Proviamo ad eliminare questi qua. Si passa dalla parte giusta, però. I nostri uomini stanno perdendo la speranza. Idea per cercare di prendere tempo. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Cerchiamo di sfruttare le torri, se non altro per fare un po' di danni in più. Vediamo anche se si può fare la cosa. Sì, però dovete correre, cari miei. Ciao. Sì, qua non riesco neanche a ucciderli. Sono disperati e se la stanno dando a gambe. Questo generale si sta muovendo. Qui possiamo provare a fargli una carica, visto che comunque qui questa cavalleria, a meno che non... no, beh, possiamo provare a vedere se riusciamo a portarla qua, ma probabilmente perderà un sacco di uomini. No? Strano. Se non ci mettiamo qua riusciamo a sfruttare un attimino la torre. Diciamo che questa qua è un po' una... insomma, non è il massimo come tattica, diciamo. E che sta vacillando, in generale. I nostri uomini vacillano. Perché? Perdita di vita umana. Perché una volta dovrebbe... adesso dovrebbe partire il conto alla rovescia, in teoria. Non sta succedendo.
Stanno combattendo con la folla. Aspetta. Non mi vengono neanche addosso? Strano. Vabbè, ok. L'assalatore sta sparando? Sa di no. In teoria sì. In teoria qualche torretta dovrebbe sparare. Per qua non sta sparando niente, per cui niente. Facciamo fuori ancora un po' di gente. Ho visto che comunque se rimango lì sopra c'è poco da fare. Carica. A posto. I nostri uomini stanno. Speravo di aver fatto meglio, francamente. Però vabbè, abbiamo eliminato le cavallerie e gli onagri. Quindi in realtà è andata abbastanza bene. Cioè, una volta che Londinium riusciamo a sistemare il problema lì in alto. Beh, noi abbiamo eliminato tutte le cavallerie. Questo non è il massimo. Comunque. Ci sono un po' di gente. Morbillo a Sirmium, fantastico. Ribellione in Britannia inferiore, che è quella sopra, mi pare. Quindi quella dei Buracum da quelle parti lì. Marci indietro. Si è prodotta una gran confusione. Sono state diffuse voci proprio su. Proprio come avevi richiesto. Ok, ma si è risalito il tuo agente. Invece dell'obiettivo, cosa vuoi fare per rimediare questo imbroglio? Meno 15 per Onorio. Perdere il controllo. Non mi ricordo, non ho più pallida idea se fosse. Beh, potevamo fare dimenticate. Non apprezzato, mi sa che ce l'ha già, però. Diciamo dimenticate. Non mi ricordo più qual è il controllo. Ecco, noi avevamo problemi di dominio più che di controllo. Ma insomma, va bene lo stesso. Si può sposare, sta qua? Sì, si può sposare. Allora, vediamo chi sarebbe un buon marito. Credo che mi metta già in ordine di gravitas, infatti. Quindi il primo sarebbe... probabilmente il migliore... No, questo qua però me lo mette... No, però è già 42, secondo me 24. Non vorrei che rimanesse vedova dopo 4 ore, come prima. C'è anche questo 81 qui. 67 anni. No, prendiamo questo trentenne qua. Ok. Con il supporto e la forza così controllo. E qui ci siamo. Qui vabbè, siamo sotto assedio. Non è ridotta benissimo Londinium, però. Insomma, vabbè, non so come va a finire, francamente. Abbiamo perso un po' di province in questi turni. Perderemo anche Sirmium, immagino. Però se non altro c'è il Morbillo che se lo beccano anche loro, quindi. Quello mi fa piacere. Tra l'altro poi mi avete detto anche di... che mi converrebbe... Come dire... Praticamente dare delle province alle orde. Quello che mi avete fatto dei nomi tipo Roxolani eccetera. Questo, magari, a meno che non si siano spostati, una volta io i Roxolani me li immagino qui. È una cosa che non ho mai fatto e...
Ne capisco il senso nel momento in cui hai un'orda che ti gira per l'impero, prima che ti dichiari guerra, può essere comodo renderla stanziale, visto che poi comunque quando diventano stanziali diventano anche decisamente più vulnerabili, si possono anche eliminare abbastanza facilmente. Farle così a caso, sinceramente, non ne vedo molto l'utilità. Però, come ho detto, non l'ho mai fatto, quindi potrei sbagliarmi completamente. Quello che volevo provare a fare, però, a vedere se posso offrire dei territori agli ostrogoti, per dire. Quindi mi interessava sapere se si può fare anche quando sono in guerra. No. Come, come, let me hear your talk. I warn you, I have no stomach for the meek or nice. No. Ok, avevamo qua ancora. Sì, infatti, li abbiamo ancora qua. Li At your command. andiamo ad eliminare. Victory for Non Rome! riusciamo a eliminarli, però dovremmo Leave no bloccarli, alive! credo. Credo di poter eliminare questi balistari. Facciamo un pelo di soldi in più. Abbiamo Yes! questa flotta che sta combinando qualcosa di decente, diciamo. Mi sta bloccando, se non altro. Qui abbiamo grossi problemi, come al solito. Abbiamo spie, agenti o cose del genere, sì. What does Rome require? I protect Rome's Non volevo fare citizens. questo. Volevo vedere più che altro se stupido. Bravo. Volevo più che altro vedere se potevo assassinare qualcuno, ma apparentemente no. Cioè, nel senso, non posso farlo comunque in questo turno. Abbiamo un'altra ribellione qui. Curiosità, perdendo province diminuisce anche la corruzione? Non ne ho più idea. Forse sì, immagino di sì, ma insomma, se lo fa non lo fa di più di tanto. Abbiamo ancora sti tizi qua che ci stanno rompendo le scatole. Avevamo altri problemi nel sud. Non necessariamente in Spagna. Cioè, abbiamo problemi anche in Spagna. Perché adesso c'è tutto questo meno 5, giusto per sapere. Per 25%. Dobbiamo fare qualcosa per convertirci velocemente. We hunger for battle. Avevamo perso sta battaglia. O era quello che What avevo does per qualche Rome motivo lasciato require of fuori? me? Può darsi che fosse per quello. No, non avevamo perso. Questo qua è quell'esercito che abbiamo rischiato di Hunger for perdere. battle. Cioè, che abbiamo usato per sconfiggere questi qua e è rimasto lì. Era questo qua che è stato un How idiota, can l'ho I lasciato serve the fuori. people of Rome? Vecchi uomini del deserto. Praticamente temo che dovremmo lasciare perdere le Tismania. Nel senso che se ci attaccano, noi non possiamo aiutare più di tanto. Per cui questo esercito cioè, teoricamente potremmo anche andargli a attaccare Garama. C'è il deserto però. Adesso non ci sono neanche più. No, non, no. Anche le strade non sono per, cioè, non sono percorribili senza l'attrito del deserto, quindi. Converrà andare a Macomades. Perché è inutile cercare di difendere qua. Ci ritroveremo con questi quattro. Queste quattro unità che rimangono da fuori e non combineranno quasi nulla. Mentre mettendoci qua possiamo reclutare dell'altro. Poi che cavolo possiamo fare? Allora, vabbè. Abbiamo sta spia qua che sta lavorando, niente. Questo esercito qua potremmo reclutare qualcosa, ad esempio. Are you ready to serve Rome? How may I serve you?
Direi che sì, abbiamo parecchi problemi d'ordine pubblico in giro per il mondo, ma c'è un po' poco da fare. E un po' di soldi potremmo utilizzarli per... Beh, no, mi servirebbero 3.000 per costruire un altro auditorium, cose del genere, per convertire la gente, quindi... Vediamo, possiamo levare questi due qua. Dovremmo anche vedere cioè dove dobbiamo convertire di più. Religione, questo qua? Sì. Ok. Paganesimo greco-romano in tutte queste aree, non è assolutamente in queste. Cristiana greca, tra l'altro. No, non è cristiana greca, ho detto una boiata, eh. Non capisco che colore sia. Paganesimo celtico. Mi sembra un po' un colore diverso. Devo buttarla lì, però. Vabbè. E loro. Provincia. Allora. Paganesimo greco-romano 27. Paganesimo celtico 24. Ma mi fa vedere lì la cristianità. No, forse però non sto leggendo correttamente la mappa. Forse il, come dire, la... Questo tratteggio non è tanto la religione, le due religioni maggiori, ma è la religione, diciamo, dei dominatori, tra virgolette, e la religione invece dell'area. Probabilmente. Non ne ho la più pallida idea. Comunque, dobbiamo cercare di sistemare in queste aree. Anche qui, ad esempio. Però in Africa è un po' pericolosa. Ah, quello vediamo molto meglio. Tra l'altro. Vabbè. Sicuramente quindi in Germania, Francia, stare qui, un po' in Spagna e un po' in Africa. Anche se l'Africa è abbastanza in pericolo, per cui non lo so. Meno 5, meno 1, meno 7. Però c'è anche questo tizio qua, che però non ha assolutamente effetto, almeno non in questa provincia qua, magari c'era in questa, che però è la stessa. Facciamo un auditorium. Non è che ho fatto soltanto l'unica provincia praticamente del nord. Paganesimo celtico, cristianità latina. Sì, praticamente ho fatto tipo nell'unica che forse non ne aveva del tutto bisogno, quantomeno, ma insomma. Tu sei un governatore, quello che diminuisce la corruzione, dov'è? Ok, arrivano altri caledoni. E gli altri vengono verso sud, tipo che vadano in guerra contro i britanni? O qualunque nome abbia questa fazione qua? Siamo contro Attila? No, Uldin. Attila evidentemente non è ancora... Di lancieri abbiamo pochi, mi sa. Però è una città con le mura. Vabbè. Tanto dobbiamo combatterla, quindi è inutile che ci guardo. Stavo valutando se farla in questa parte o nella prossima. Probabilmente verrà una parte un po' lunga, però direi che la facciamo adesso. È un po' di tempo che, cioè, faccio parti un pochino più corte. Anche perché fa un caldo boia e francamente di stare delle ore davanti al computer non è esattamente... l'apoteosi della libidine, però... insomma... Proprio fare una parte di 24 minuti giù di lì non mi va. Senza motivo buono, quantomeno, visto che comunque dovremmo riuscire a perderla sta battaglia in tempo. Abbiamo una cavalleria che non riuscirà ovviamente a fare nulla. Degli spadaccini che faranno poco, perché... No, beh, loro hanno degli spadaccini, che tendenzialmente probabilmente sono anche migliori dei miei, quindi quello non è esattamente il massimo.
Abbiamo un lanciere, quando ce ne avrebbero, ne avremmo bisogno tipo 7-8 probabilmente. Però il bilancio delle forze oscillava alquanto, nel senso che avevamo quel pezzo di barra che praticamente è tratteggiata, quindi diciamo è un po' il margine di errore che era enorme. Quindi niente, vediamo come va a finire. Probabilmente metteremo i nostri arcieri lungo le mura e probabilmente anche le legioni. I presidi all'interno di un insediamento. Non mi interessa, grazie. Allora loro arrivano dall'altra parte del fiume? Non penso. In ogni caso, questa porta qua vale la pena di chiuderla. Ho un senso di déjà vu, diciamo. Nel senso che mi sembra che qualche tempo fa avevamo provato a camperarcela qua sopra, ma non era andata bene. O quantomeno, avevo provato io e non era andata bene. Quindi credo che convenga cercare di difenderla nel modo classico, francamente. Allora... Qui hanno un po' di cavalleria, hanno delle armi d'assedio. Se distruggo quelle, hanno perso. No, hanno le catapulte, quindi riescono comunque ad entrare. Vabbè, noi infettiamo. Uno qui. Uno qui. Hold position. Beh, proviamo a lasciare un attimo indietro, vediamo un po' dove metterli poi. Preferirei non perdere metà delle mie unità lasciandole sopra le mura quando queste crollano. Non ho flotta, no? Ok, perché non vorrei fare la stessa stupidaggine una seconda volta. Questo lanciere, francamente, lo tengo qui. O meglio, lo tengo qui sopra e poi vedo dove metterlo. Perché se arrivano già... Se vedo che gli uni arrivano da qualche altra parte... A parte che gli uni dovranno comunque entrare di lì, perché non credo che abbiano armi d'assedio. E le cavallerie, vediamo se riusciamo a farle, a fargli fare qualcosa. Praticamente li terrei quasi dentro, perché comunque noi difenderemo quest'area centrale in queste vie e forse riusciamo a combinare qualcosa, forse. No, beh, però è meglio cercare di tenerli fuori. Sperando di non perderli subito, perché è una cosa altamente possibile. Iniziamo la battaglia, vediamo dove vanno. Sono molti più di noi. Bravo. I rinforzi nemici si stanno... Abbiamo avvistato il nemico. Ok, arrivano da dietro gli unni. Allora, come stiamo messi? I nostri spadaccini perdono contro i loro lancieri. Fa piacere. Di resto perdiamo anche contro i membri della tribù della steppa. I miei arcieri vincono contro quasi tutti, probabilmente perché secondo non hanno armatura. E infatti non hanno quasi armatura. Le mie cavallerie non vincono contro niente. E ho spadaccini che arrivano anche da qua. Quindi... Caro mio, è stato bello conoscerti, ma se non... Ti nascondi, perché non puoi neanche più entrare adesso, a meno che non riesci ad arrivare qua prima di questi altri, ma penso proprio di no. Prova a vedere se riesci a nasconderti lì, è l'unica cosa. No, a parte che stanno andando di là, quindi vieni qua. No, apparentemente vinco contro qualcuno, tipo questi membri delle tribù della steppa a cavallo. Che stanno cercando di buttare giù le mura. Questi uni non hanno catapulte, vero? No. Hanno però gli arcieri che col tiro infuocato potrebbero fare lo stesso. Mi piacerebbe difendere questo pezzo qua, ma francamente credo che non combiniamo nulla, perché adesso abbiamo quel mondo lì che ci arriva da dietro. Aspettiamo un attimo, va, vediamo.
se finiscono le munizioni, quando cominciano a caricare, più che altro voglio vedere anche che cosa fanno questi qua. Se si mettono a tirare. Notizia scoraggiante! Le forze nemiche hanno distrutto le porte! Questi qua non posso lasciarli qui. Devo portarli indietro, cioè portarli qua sopra. Qui è completamente chiuso? No, c'è. Mi sa che sta barricata qua non serve un tubazzo di niente. Tu verrai qua. Voi due venite indietro. Tu aspetti un attimo però, perché voglio vedere dove tira con le catapulte adesso. Non tira. Non avanza. Ok. No, che stai ancora tirando sulle mura, quindi aspettiamo un attimo prima di avanzare anche noi. C'è un po' di... c'è un po' tanta gente, mi hanno detto. Non so cosa faranno però, perché non hanno armi d'assedio, quindi. Sembra dei mosconi. Se non mi attaccano mi fanno un favore. Potrei francamente portare là gli arcieri, eh. Magari vengono crivellati di colpi, ma col tiro infuocato qualcosa dovrebbero fare. Vediamo come va a finire. Qui non attacca neanche, probabilmente aspetteranno di finire tutte le munizioni. Qua non stanno proprio. No, beh, aspetta, cosa stanno facendo qua? No, che si stanno muovendo e basta. Può essere un'occasione per far fuori un po' di unni. Non per fare molto altro, temo. State lì a farvi sparare addosso, mi fate un favore. Però temo che combineranno qualcosa prima o poi. Cosa stanno facendo? Ah, ok, stanno cercando di buttare giù le porte. Niente. Però conviene che li tengo qua comunque. Quanto punto sono? No, grazie. Meglio che li tengo qua perché almeno faccio un po' di danni a quelle cavallerie. Tra l'altro, vediamo anche se abbiamo questo malus contro di morale contro gli unni. Per il momento non c'è, ma magari perché non stiamo ancora combattendo.
Per qualche motivo le mie spade dovrebbero battere praticamente tutte le loro cavallerie. Non ditemi perché, perché non lo so. Non chiedetemi perché. Non ho pari di idea, ma... Questi qua fortunatamente stanno avanzando come delle lumache, anche se la porta è completamente in difesa. Le nostre porte sono completamente distrutte! E non ho nessuno che difenda qua. Ora che ci penso. E nessuno che difenda qua. Cosa mi dice che non è una cosa positiva? No, non c'è niente che possiamo fare. Cioè, nel senso, possiamo giusto spostare questa, ma... Se loro fanno sto giro, comunque possono entrare da qua. Teniamo questo qua qua, vediamo cosa riusciamo a fargli fare. Non so se mi conveniva andarli sulle mura o lasciarceli di qua. Praticamente speravo che l'intelligenza artificiale degli uni fosse pessima e che aspettassero... Non so... Un qualche simbolo divino. Disastro! Prima di attaccare. Le forze nemiche hanno preso le nostre porte! Mentre cominciano a spararmi indietro. Proviamo a targettare un attimo le cavallerie più che altro. Il nemico sta attaccando il nostro generale! Qui dovevo ricordarmi. Dovrei, cioè, non riesco a stare dietro tutta sta roba, francamente. Spero soltanto che questi qua facciano un po' di mu... No, vabbè, qua come cavolo faccio? Cioè, sto sparando in questo mucchio di roba, però. Cioè, non fanno uccisioni, sti sagittari. Fossero le Levi's armature, questi qua le annientavano. Il problema è che non sono le Levi's armature. E tu non puoi neanche tirare per qualche motivo. Quindi tira sul generale. No, aspetta. Vediamo se c'è quel... Morale meno... Mi fai vedere, grazie. No. Svantaggio nel combattimento, ok. Perdita di vite umane, ok. Spaventata la vita nemica, ok. Quindi non hanno effettivamente... Non c'è questo malus al morale, almeno non sembra. O quantomeno non è segnato qua.
Calma, calma, ho un'unità. Non me ne sono dimenticato, lo giuro. Non ci faccio niente, però lo giuro, non me ne sono dimenticato. I nostri uomini hanno mollato e ora cercano di mettersi in salvo. I nostri uomini vacillano. Uomini hanno gettato le armi e se la danno al campo. Ok. Voi perché avete meno 4, meno 6? Perdite vite umane, svantaggio, nemici nelle vicinanze, lati in rotta, perdite recenti, distruzione di insegnamento. Questi qua stanno tenendo fin meglio degli altri. Pensavo che perdessero. Beh dai, un po' di decisione che sto facendo questo. Sei inutile che adesso provo a portarlo via, francamente. Tanto vale che rimane lì, che fa qualche uccisione in più. E basta. E i nostri uomini hanno mollato e ora cercano di mettersi in salvo. Ok, non credo che... Cioè... Col senno di poi forse si poteva fare qualcosa di meglio, nel senso lasciare gli arcieri a sparare invece di cercare di spostarli. Però in quel momento, cioè, non potevo sognarmi queste cose, per cui credo che, cioè, nel senso, non ho grossissimi rimpianti, ecco. Non gli ho eliminato le catapulte, quello potevo farlo. Anche qua vedremo se che cosa fanno con Sirmium. Mi pare che no. Mi pare che fosse Sirmium la. La città assediata. Insomma, vediamo quindi se la rasano al suolo, se la conquistano, se la razione basta. Non ne ho più quale idea. I sagittari fanno schifo. Giusto per. O li sto usando male io. Non lo so. Però, francamente... Qui vabbè, ho eliminato un po' di cose. Sì, ma non ho fatto molto, eh. Francamente, contro degli arcieri a cavallo, credo che avrebbero dovuto fare parecchie più uccisioni. Ah, si sono piazzati giù. Bene. Oddio, se devo passare degli anni a inseguire quei cavolo di geati, posso fucilarmi. Vabbè, allora siamo assediando di nuovo. A meno che il malus al morale non ci fosse... Ah. Bene. Con chi sono in guerra gli Unni? Potremmo aver bisogno d'aiuto. No, grazie. We must rest a while. Ok, questa qua non la combatto adesso. Vediamo un attimo il terreno. Non so francamente se riusciamo a vincerla. È possibile? Sì, no, possiamo farcela, ok. Mi rimangio tutto. Avevo paura che fosse l'altra mappa. Comunque direi che per questa parte è tutto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video, ciao!